Buonasera a tutti, benvenuti in questo spazio virtuale per questo incontro, che è il primo di un breve ciclo dedicato alle nuove voci della letteratura israeliana. Benvenuti ovviamente a nome del Centro Culturale Primo Levi. Questa sera abbiamo ospite graditissima la scrittrice israeliana Lizzi Doron, che ha acquisito nel corso degli anni una fama internazionale e quindi non ha nemmeno bisogno di grandi presentazioni qui in Italia, ma dirò comunque alcune cose sulla sua carriera letteraria. È una scrittrice che anche in Italia ha avuto una notevole risonanza perché le sue opere, una parte almeno delle sue opere, sono state pubblicate dalla casa editrice Giuntina. E questa sera parleremo nello specifico di uno degli ultimi testi di Lizzi Doron tradotto in italiano, e cioè l'inizio di qualcosa di bello. Le altre opere che si possono trovare in lingua italiana di Lizzi Doron sono Giornate tranquille, Perché non sei venuto prima della guerra, C'era una volta una famiglia, Cinecittà. Tutti tradotti appunto in italiano dalla casa editrice Giuntina. Prima di parlare direttamente del testo che noi abbiamo scelto per questo nostro incontro, cioè appunto l'inizio di qualcosa di bello, volevo spendere due parole sulla scrittura di Lizzi Doron, una scrittura molto forte, una scrittura che entra dentro e che ci mette di fronte a una grande storia, a quella grande storia di una tragedia che ha rappresentato un evento epocale non soltanto per il popolo ebraico, ma per tutta l'umanità, che è stata la Shoah, ma con una voce particolare, con delle modalità molto particolari. Questa storia, che si traduce nella scrittura di Lizzi Doron in piccole storie di piccola gente, di gente comune, è una storia che non viene raccontata nei dettagli, non ci si addentra nelle questioni di ordine, nelle vicende specifiche della Shoah, viene accennata per pennellate, pennellate estremamente graffianti, estremamente forti. Viene accennata attraverso il ritornello di un canto che ricorre continuamente, come ad esempio questo refrain che ossessivamente viene ripetuto all'interno del nostro libro, del libro di cui parleremo, Zitto, zitto, figlio mio, non parliamo, qui spuntano tombe. Una storia che viene richiamata alla mente attraverso numeri tatuati sul braccio, che viene richiamata alla mente attraverso sprazzi di ricordi che qui e là emergono. Perché nella maggior parte dei casi i personaggi di Lizzi Doron, almeno i personaggi della prima generazione, sostengono che chi non sa, ciò che non si sa non fa male. C'è una sorta di silenzio che avvolge questo passato remoto a cui i personaggi di prima generazione nella scrittura di Lizzi Doron fanno riferimento. Personaggi di prima generazione perché nelle sue opere sono sempre due le generazioni che si confrontano. La generazione che ha fatto Aliyah in Israele subito dopo la vicenda della Shoah, da cui è stata colpita, che ha fatto Aliyah in Israele lasciando quel mondo di là nel quale non ha più nulla, per radicarsi o per cercare di radicarsi in un presente, il mondo di qua, che è appunto lo Stato di Israele appena nato, che noi vediamo nei suoi primi anni di vita, e all'interno del quale questi personaggi sono alla ricerca di una nuova possibilità di vivere e forse anche di una forma plausibile di relativa serenità. E poi c'è la seconda generazione, che è la generazione dei loro figli, che a un certo punto si ribella a questo ciò che non si sa non fa male,
sottolineando invece come ciò che non si sa può fare anche molto male. E questo è un po' il problema che questa generazione ha vissuto e vive nei romanzi, ha vissuto storicamente in Israele, vive nei romanzi di Lizzie Doron. Il fatto di non sapere esattamente quale storia la prima generazione si porti alle spalle, il fatto che questi accenni non giungano mai, non si concretizzino mai in una vera e propria spiegazione, nei limiti in cui una spiegazione è possibile. Per cui la scoperta di questo passato remoto è una scoperta che avviene lentamente, progressivamente, e con grande dolore, un dolore che è un po' lo specchio di quell'immane dolore che la prima generazione porta con sé. Il tema della Shoah, dunque, come punto di riferimento, come diciamo criterio valutativo dell'esistente, ma anche il tema del silenzio e correlato a questo il tema della parola, il tema delle generazioni e attraverso questa contrapposizione tra il mondo di là e il mondo di qua, il tema della costruzione di un'identità, che è un tema scottante per la seconda generazione ovviamente, ma in qualche modo anche il tema della prima generazione, che deve fare i conti con una identità in larga misura perduta e per la quale non ci sono più punti di riferimento. È una generazione che non potrebbe scrivere a nessuno di quello che sta facendo in Israele, perché non c'è più nessuno nel mondo di là, nel mondo di ieri, che possa ricevere un'eventuale comunicazione di questo tipo. Ci sono diversi piani tematici, quindi, che si intrecciano nelle sue opere. C'è anche, a mio parere, la volontà di dare voce a tutte quelle persone della prima generazione che in Israele non sono mai arrivate, che dalla Shoah non sono uscite, che sono state travolte da questa grande tragedia, dare voce a chi voce non ha più. I personaggi che dei romanzi di Lizzie Doron sono personaggi ricorrenti. Direi che è fortemente presente, questo poi chiedo a Lizzie Doron se vuole dire qualche parola al riguardo, fortemente presente la figura della madre, e immagino che ci siano anche dei riferimenti di carattere autobiografico. O delle madri, perché ad esempio vedremo nel testo di cui poi parleremo, il testo di oggi, l'inizio di qualcosa di bello, in realtà sono due le madri che sostanzialmente fanno da contorno ai personaggi più importanti. È un intreccio nei suoi romanzi, diciamo anche estrapolando da questa situazione specifica che Lizzie Doron ci descrive, possiamo rintracciare tutta una serie di elementi e di spunti di riflessione molto forti che valgono per ciascuno di noi anche in situazioni differenti. Il tema dell'identità è un tema che ci riguarda tutti quanti. In controluce, questa è un'altra delle caratteristiche della sua opera, anche se non credo che sia il filone principale che la nostra ospite ha voluto seguire, c'è anche il tema di Israele, questo stato nato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e all'interno del quale, rispetto a quel passato remoto a cui fanno riferimento la prima e la seconda generazione, cioè i protagonisti di questi romanzi, quell'Israele che ha preso posizioni diverse nel corso del tempo. Faccio soltanto un esempio. Ho letto in un'intervista che Lizzie Doron ha rilasciato tempo fa che il suo impegno letterario, poi lei ci dirà qualche cosa di più preciso al riguardo,
era nato da un'occasione molto particolare. La figlia doveva fare per il progetto Radici, che in Israele è un progetto che si è sviluppato nel corso degli anni, doveva fare una ricerca sui precedenti, l'origine della propria famiglia. Ecco, attraverso i romanzi di Rizzi Doron noi vediamo ad esempio come si sono sviluppate, si è sviluppata questa tematica all'interno dello Stato di Israele, quindi non soltanto più nella vita dei singoli personaggi, ma anche nella vita collettiva di un intero paese, esattamente come in diverse sue opere. C'è un riferimento alla questione del risarcimento da parte della Germania, a coloro che sono stati vittime delle persecuzioni razziali. Una, questione che nel passato, in un passato prossimo, non in un passato remoto, Israele è molto giovane, negli anni 50, ha segnato profondamente anche il dibattito, all'interno della società israeliana. E il mondo, questo mondo che veniva dall'Europa e che era passato, era riuscito a salvarsi dalla Shoah, era profondamente lacerato su questa questione. Direi che mi fermo, potremmo fermarci qui per ora, potrei fermarmi qui per ora con queste considerazioni di carattere generale e lasciare la parola a Lizzi Doron, che ovviamente ringrazio moltissimo. Per la sua partecipazione, la ringrazio non soltanto ovviamente a nome mio personale, ma a nome del Centro Culturale Primo Levi. Per noi è veramente un'occasione molto importante questa. So first of all, shalom, and I'm very happy to be with you. It's a great honor to get your invitation. And I'm so sorry, I couldn't understand the Italian language because it sounds great. This is my favorite language. Anyhow, to the comment and the central issue that you mentioned, I must reorganize them all in the present. And I must say that I have another perspective because after so many years that I felt that I am collectors of hints and I took out of the silent and I took all the small Pandora boxes I had with me in my early life, and I try just to open them. There is no even one single story that I could do or tell or share without having someone as an assistant or someone who could help me or even could ask me questions. And that was a kind of a triggering moment that brought me to open my own Pandora box and to start telling the stories. I grew up in a world that silent was obvious, that being with a very small family, like being at home just with a mother, was not rare. People that grew up in the 50s, especially in those neighborhoods that were full with Holocaust survivors. So we were in a way one big family, but in every home we have specific special secrets. And I think that the first one to touch the silence was my daughter, who needed information for school, for wood project, which you mentioned. And she asked me to tell my biography. This question was an alarm call because I was almost 40 and I never ever could deal with my biography. No pictures, no people that were with us at that time. The silence of my mother, the numbers, the tattoo numbers of Auschwitz on their hands.
the different languages they were talking with each other was not, which was not Hebrew. So I had to be a very good listener, detective, a very curious person in order to collect all of them. I think that I did it just because I was so lonely, but I never ever dealt with them. It was like being a huge sack, or today we can say a disk on key, that collected stories, information. And when my daughter needed the information, I just touch this disk on key and retrieve in 3 months so many stories that I was surprised that beyond the silence, I had a very vivid, a very painful, a very funny, and a very interesting stories. This was the beginning of a new era, or even a new life, because I chose to be a professor in university because there I was very protected. I had to deal with cognitive science and theoretical linguistics. I touched the world, but not the emotions, not the subconscious, not stories. I used to deal with words and sentences, which were the milestones of writing a book, but that came really later on in my life. But at the moment I opened the first Pandora box, I understood that I'm a great lover of people's stories. But I had no idea which way to go, because after telling my personal story, I still have a lot of missing parts. I had to be very creative and to build up a story that will be a coherent story, that the story will be understood by others. And then I found that I am the voice for the first and second generation, but it was my small story, the story of an only child with a mother that had no one around her. She lost all her family, and even my father died when I was 8 years old. And what I think is really a grace, or it's something which I hope will go on in the future, the power of literature. From the moment I shared my story with others, they were ready to share their story with me. And I became a kind of a journalist, or just, you know, a priest or a rabbi, or you can imagine, but people were ready to share with me their own stories and secrets and open their trauma, their fears, their feelings. And at the beginning, most of them were the second generation, those who felt that we share a common story. On the days that I wrote my first book, the Israeli society was baked enough, if I may say, already to digest the story of Holocaust survivors. So I was lucky, referring to the timing. I think that lucky writer should have a good matching with the heart of the people and the situation around, and the readiness of people to be able to accept the story. And that was, I think, an opening of all the Pandora boxes, and that become
also a central item in Israel, because before the early 90s or the end of the 80s, we were dealing with being strong, being heroes. No one wanted to hear stories about Holocaust survivors. We were the people that hold the guns and wear the uniform. We had the power, and we built up a state with the dream to be strong and to be the winners. I think that at the beginning of the 90s, we were secure enough to listen to another narrative, to the narrative of the people, that in the eyes of the Israeli icon or symbols were the weak people. And then they discover how strong they were. They learned something about struggling in life, and they took those stories to be a part of the Israeli narrative. And not just that, my books were a part of the platform to strengthen the common values of the Israeli and find the need to be together, because together we are strong. Otherwise, we can lose like we lose 6 million people in the diaspora. So my stories in Israel had a very good fusion. And I felt that I have to take this opportunity. I must say that my words now came out after many years. And of course, I have this option to look with a retrospective. But then I just felt that I have another story and another story. I wanted to tell the story of my friends that wanted to be heroes and they just died in Yom Kippur. I wanted to tell the story of other Holocaust survivors who had no one to deliver their stories. I felt that I'm in a very important mission. And I also felt that I have to tell the stories, like in the book we probably will deal more specifically, of those crazy second generation. Not all of us were normal in a way, or overcome this difficult situation of being a child of a post-traumatic parents. And I think that I found that most of the people in my generation tries to find their way. And few of those second generation made a totally different choice, like Chezi. They left Israel. They wanted to make a tikkun in Europe. And somebody else felt that Israel is not a place for a second generation. He had polio and he couldn't be a hero. So he went to the United States. And this was like the first cycle of the Israeli story, which in a way, it took me a lot of time to understand that the focus and the center is not in Israel. It's a Jewish heritage and it's a story of minorities, of story of wandering people that trying to build their identity and to find the right place for them. And I think that you have a few missing parts, because this book, the beginning of Something Beautiful, that's more or less the translation of the Israeli title, was for me the first book to try
to look wider, not just to focus on our story, just to focus on stories who people that no one gave them a voice or opportunity to talk or to speak out loud. And that was at the beginning, I think it was 2009, that I felt that we have to open our heart and mind and to find people that wanted to tell a story dealing with their identity, with difficulties of belonging to a place or a nationality or a state. And I must say that the triggering for my, I think, second phase as a writer happened in Rome. I was invited to Villa Valdese. I think it was a peace conference with Israeli and Palestinians that support the peace process. And then I met a guy from East Jerusalem, Silwan, who is under the Israeli occupation. And he told his personal story. And I found that we share something very similar. We are people that need someone to help us to tell our story. We feel that the place we live is not our place in a way. You know, in a way, I belong to Europe. I grew up with a mother that felt that she was deported and she was forced to leave Europe. She admired the German culture, the German mentality, the German behavior, the German food. I was born in Israel and I had to find myself among the Israelis and I have to build my identity as the daughter of a Holocaust survivor. But I had in the back of my mind another story, a story of a child that knew so much about Germany, about East Europe. And that I think was also a part in my identity that helped me to listen to stories of others that are not Jewish or not Israeli, but people who are searching for identity and are living under oppression. Come prima cosa, shalom, buonasera a tutti. Sono veramente molto contenta di essere qui con voi oggi. È un grande onore avere ricevuto l'invito del Centro Culturale Primo Levi. E devo dirvi anche che mi dispiace molto di non parlare italiano. Quello che ha detto Paola Pellissetto finora suonava bellissimo perché era in italiano e l'italiano, lo sapete, è la mia lingua preferita. Hai sollevato moltissimi temi, Paola, e penso che dovremmo forse riorganizzarli, o meglio, io sento di doverli un po' riorganizzare per affrontarli dalla mia prospettiva presente, perché... In fondo posso dire che la mia prospettiva adesso, dopo tanti anni di scrittura, è cambiata. Ho passato anni a raccogliere indizi, frammenti, ho passato anni a cercare di uscire, di lasciarmi alle spalle quel silenzio cui accennavi, e ho cercato di aprire tutti quei vasi di Pandora o quegli scrigni segreti che, come dire, hanno costellato la mia vita, i miei primi anni di vita. E è difficile per me, e l'ho capito dopo, raccontare certe storie senza un assistente, cioè qualcuno che mi assista, che mi aiuti, ponendomi domande. Tu lo hai fatto. E le domande sono sempre, come dire, l'esca, quella che ha condotto anche me ad aprire il mio personale vaso di Pandora, che è questo, cioè io sono cresciuta in un mondo dove il silenzio
Era dato per scontato, era pratica corrente, era moneta corrente. Io sono vissuta in una casa soltanto con mia madre. Mio padre è morto quando io avevo ormai 18 anni e non era raro all'epoca che una ragazza vivesse con una madre sola. Sola perché era una sopravvissuta della Shoah e non aveva più niente. Non aveva più nessuno, molti come me che sono cresciuti negli anni 50, specialmente in certi quartieri delle nostre città israeliane, che erano quartieri abitati in modo preferenziale da sopravvissuti della Shoah, avevamo sì l'impressione di essere in una sorta di grande famiglia, perché avevamo questo in comune, avere dei genitori scampati, però al tempo stesso in ogni focolare domestico c'era un segreto specifico o speciale. A ognuno il suo segreto, quindi l'occasione per andare a scardinare questo segreto me l'ha offerta, tu lo dicevi Paola, per la prima volta mia figlia, perché mia figlia andava a scuola all'epoca e appunto nelle scuole israeliane in quel periodo era stato varato questo progetto Radici, e cioè gli studenti erano incoraggiati ad andare a chiedere ai propri familiari, a porre ai familiari domande per capire quale fosse la storia della famiglia, ben sapendo che tanti avrebbero avuto difficoltà perché non avevano nessuno a cui chiedere o perché i ricordi erano ormai tramontati. È stata dunque quella l'occasione per raccontare la mia biografia a mia figlia come prima cosa. La domanda di mia figlia, la richiesta di mia figlia è stata una specie di squillo di una sveglia oppure di segnale di allarme. Avevo quasi 40 anni e non avevo mai affrontato la mia storia personale, la mia biografia. Che è stata appunto ha portato su di sé il marchio indelebile direi dei silenzi di mia madre con quel numero, con quei numeri tatuati sul braccio ad Auschwitz, senza fotografie, senza parenti a cui chiedere un ricordo, e in più il fatto che dentro casa mia mamma e io parlavavamo una lingua che non era l'ebraico. Quindi noi parlavamo un'altra lingua fra di noi. Per anni sono dunque stata una buona ascoltatrice, una sorta di investigatrice, di detective, molto curiosa nel raccogliere pezzetti, frammenti, brandelli di qua, di là. Penso di averlo fatto principalmente perché ero tanto sola. Il risultato è appunto che ho riempito come un gran sacco di tutta la mia raccolta di elementi. Ma soltanto quando mia figlia mi ha chiesto, mamma, avremmo bisogno a scuola di conoscere la storia della nostra famiglia, è un progetto, si chiama Radici, solo allora ho veramente aperto il sacco e ci ho messo qualcosa come 3 mesi a tirare fuori tutto quanto. Erano elementi che avevo in mente, ma non li avevo mai veramente affrontati, elaborati. E ne è venuta fuori, altro che silenzio, ne è venuta fuori una storia, o tante storie se vogliamo, interessanti, vivide, dolorose, ma spesso anche divertenti. È stato quello per me l'inizio di una nuova era, di una nuova vita. Io facevo la professoressa, la docente universitaria, io mi occupavo di scienze cognitive, mi occupavo di linguistica generale, mi occupavo dunque sì delle parole, ma come concetti. Non delle emozioni, non delle storie, delle vite delle persone. E difatti ho cominciato a scrivere i miei libri solo dopo. Un'altra vita, dicevo. Nel momento in cui ho aperto il mio vaso di Pandora personale, ho scoperto quanto mi piacevano le storie degli altri, quanto mi piaceva ascoltarle, raccontarle, raccoglierle. Però, una volta raccontata la mia di storia, ancora mi mancava un senso della direzione. Dove stavo andando? C'erano tante parti mancanti, c'erano tanti buchi nella mia storia. Mancava un po' di coerenza. E mi sono accorta che, appunto, non c'era da dare voce soltanto a quelli della prima generazione, agli israeliani di prima generazione, o soltanto a quelli della seconda. Che la storia importante non era soltanto la mia, quella di appunto di una figlia, di madre vissuta ormai da sola per aver perduto tutto in Europa. Quello che mi ha aiutato molto è il pensiero
che forse quello che scrivevo sarebbe sopravvissuto, sarebbe entrato nel futuro, perché questo è il potere della letteratura, che quando cioè io ho reso pubblici i miei segreti, i miei misteri, improvvisamente anche tante altre persone hanno desiderato fare altrettanto, tanti altri israeliani. Io dunque in qualche maniera ho, senza capirlo, fino in fondo svolto il ruolo di un giornalista, di un detective, come dicevo, ma anche di un giudice, ma anche di un sacerdote o di un rabbino, insomma. Cioè sono riuscita a far parlare, avendo io parlato, sono riuscita a far parlare, ho trovato tante persone disposte a raccontare, ad aprire i loro vasi di Pandora, a raccontare le loro storie, i loro timori, i loro incubi, i loro ricordi, i loro traumi. Per lo più israeliani di seconda generazione come me, perché penso che tutti abbiamo in comune una storia, noi israeliani. Quindi ho avuto fortuna sotto il profilo della tempistica. Credo che ho trovato la società israeliana in fondo pronta a digerire tutto questo, ad aprire le finestre, a fare circolare l'aria. È fortunato quello scrittore che trova corrispondenza nel cuore, nella mente delle persone, che trova corrispondenza nella situazione del suo paese, che trova corrispondenza nella disponibilità di tanti suoi connazionali ad accettare certe storie e a raccontare le loro. E quindi abbiamo aperto tante scatole diverse, tanto che il silenzio degli scampati, il silenzio dei sopravvissuti è diventato di fatto, e Paola accennava proprio a questo, una tematica centrale proprio del dibattito pubblico in Israele. Perché vedete, chi conosce la storia di Israele sa che fino a, diciamo, la fine degli anni 80 o i primi anni 90, gli israeliani volevano soltanto essere forti, magari eroici, portare la divisa. Pochi avevano la pazienza o l'interesse di stare a guardare, a sentire le vicende dei sopravvissuti alla Shoah, perché era qualcosa che, come dire, ci proiettava in una luce di debolezza. Noi volevamo essere forti, noi volevamo essere vincenti. Forse con l'inizio degli anni 90 è venuto il momento in cui la società israeliana si è sentita nel suo complesso, nella sua maggioranza, abbastanza sicura per ascoltare una narrazione diversa di quello che è Israele e di quello che sono gli israeliani. Cioè la narrazione di persone che, secondo tutti i parametri vigenti allora, erano i deboli. Questi traumatizzati, questi angosciati, questa gente piena di incubi. È allora che ho scoperto che essere forti significa saper imparare dalle difficoltà, fare fronte alle difficoltà, anche al dolore, e così tanti come me hanno deciso di condividere i loro ricordi, le loro storie, e queste sono collettivamente entrate a far parte della, io direi addirittura, della narrazione nazionale di Israele. È come un po' se... sì... Se con i miei libri fossi riuscita, mettiamola così, a modificare un po' i valori correnti di Israele. E non c'era più soltanto la vergogna, l'onta di avere subito il massacro degli ebrei in Europa. C'era interesse, c'era partecipazione. Insomma, è stato un momento magico in cui, che ne so, si sono allineati i pianeti e io sono riuscita a cogliere quell'occasione di una maturazione della società e della disponibilità di tanti come me. Questo lo posso dire oggi col senno di poi, ovviamente, retrospettivamente. Però le storie da raccontare erano tante. C'erano le storie di tanti israeliani che sono voluti essere eroici, sono stati eroi e poi sono morti nei vari conflitti, nelle varie guerre di Israele. Insomma, era importante, diciamo, dimostrare che c'era un'altra normalità
che era quella così difficile, così spinosa, di noi figli di genitori post-traumatici. Io la dico in questa maniera. Tanti nella mia generazione hanno cercato la propria strada su questo terreno, altri hanno fatto una scelta completamente diversa, quella di lasciare Israele. Molti sono passati in Europa o, diciamo, tornati in Europa. E dunque anche qui c'è un enorme serbatoio di storie ebraiche da raccontare. Le storie di gente che peregrina per questo mondo, gente che vaga, sempre alla ricerca della propria identità, di trovarla oppure di costruirla. L'inizio di qualcosa di bello è stato il primo libro, visto che Paola ci faceva accenno, parliamone, in cui ho cercato di ampliare la mia visuale, e cioè non concentrarmi più soltanto sulle nostre storie, ma in generale su storie di persone che non avevano una voce. Era il 2009 quando ho sentito che dovevo cercare di aprire il mio cuore, la mia mente, forse quelle di altre persone, cioè trovare persone disposte a raccontarsi nei loro problemi di identità, di difficoltà nell'appartenenza a un luogo, a una nazionalità, a uno Stato. Ed ecco che è partita la seconda fase della mia scrittura, del mio lavoro di scrittrice, ed è partita proprio a Roma, in Italia. La Tavola Valdese, un'associazione valdese, mi ha invitato a una conferenza di pace fra israeliani e palestinesi, non ovviamente le conferenze di pace, quelle ufficiali, ma una conferenza in cui si sono incontrati diversi israeliani e palestinesi che appoggiano il processo di pace. E lì ho conosciuto una persona che mi ha fatto molto pensare. Ho conosciuto un palestinese di Gerusalemme Est, anzi di Silwan, fuori da Gerusalemme Est, quindi uno di coloro che vivono sotto l'occupazione israeliana. E lui mi ha raccontato le vicende sue e della sua famiglia. E io incredibilmente ho trovato dei punti di contatto con la mia di storia. Il primo punto di contatto, era molto semplice. Entrambi avevamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse a raccontare la nostra storia. Dicevo prima l'assistente, l'aiutante. Entrambi, e questo è ancora più particolare, avevamo questo sentimento molto radicato, molto inquietante, che il luogo dove vivevamo non era il nostro luogo, che noi non appartenevamo al nostro luogo. Il palestinese, capite bene perché. Ma anche per me vale la stessa cosa. Io appartengo all'Europa. Mia madre è tedesca. Mia madre è stata costretta a lasciare l'Europa. Non l'avrebbe mai fatto se non fosse stata deportata. Mia madre ammirava l'Europa. Mia madre ammirava la cultura della Germania, la mentalità della Germania, ma persino le pietanze caratteristiche tedesche. Mia madre era tutta quanta europea. E dunque io, che sono israeliana, dove ce l'ho la mia identità? Direi tanto in Germania quanto in Israele, forse più in Germania o nell'Europa dell'Est che in Israele. Ecco, cercare di parlare e ritrovare, ricostruire la mia identità mi ha aiutato ad accogliere, ad ascoltare le storie di tante altre persone, a questo punto non più ebrei, non più israeliani, i tanti che sono in cerca della loro identità. Posso intervenire prima che, certo, parlando un attimo, prendendo spunto da quello che Lizzy Doron diceva e spostando un attimino la riflessione sull'inizio di qualcosa di bello. In effetti, avendo letto prima le altre opere di Lizzy Doron e poi avendo letto questo libro, mi era risultato evidente che ci fosse proprio un salto prospettico tra la prima parte della sua produzione letteraria e questo testo, che è un testo effettivamente molto particolare rispetto agli altri romanzi e ai racconti di Lizzy Doron, anche se poi elementi di continuità ovviamente sono presenti, ma perché
come tutti quanti noi, anche l'Izidorone evidentemente si porta dietro dei fili conduttori, ognuno di noi ha i suoi fili conduttori che lo seguono nella vita e nel proprio modo di scrivere, di fare lezione, di occuparsi di determinate cose. Però c'è un salto indubbiamente, perché i tre protagonisti, intanto è una storia proprio anche congeniata in maniera differente, è una sorta di intreccio esistenziale, complicato, per certi aspetti impossibile, con una sorta di triangolo affettivo e amoroso anche, votato però allo scacco, votato però al fallimento, direi. Ruota intorno a questo libro la figura di Amalia. Amalia non è il nome vero di questa donna di poco più che cinquantenne, della quale seguiamo le vicende al presente, nel senso che la vediamo agire nel presente, ma anche in quel passato prossimo che è la sua infanzia, che lei ogni tanto richiama alla memoria, e che è quel passato prossimo che si scontra sempre con il passato remoto della generazione dei genitori. Amalia si chiama in realtà Malinka, ma sceglie di portare su di sé e difende strenuamente questo nome, che in realtà era una sorta di nome d'arte che le era stato dato dal direttore della radio per la quale lei lavora e dalla quale poi a un certo punto si ritroverà estromessa. Amalia è vissuta in un quartiere appunto di sopravvissuti. Da bambini erano tutti quanti, come diceva prima anche Lizzi, come ricordavamo prima, sono stati bambini condizionati da certi pesanti silenzi. È un carattere molto particolare, una donna molto particolare, spregiudicata, insopportabile in determinati momenti, inopportuna anche, con la battuta sempre pronta, ma una battuta che può anche essere estremamente pesante, può anche ferire qualcuno delle persone che vivono insieme a lei, le rimprovera a un certo punto di non saper ascoltare gli altri e di allontanare chiunque invece si avvicini a lei con amore, e di correre quindi il rischio di rimanere da sola, di correre il rischio di non riuscire a costruire dei rapporti e di soccombere poi all'interno di questa solitudine. Ma in fondo è anche poi una donna romantica, una donna che si fa lei così apparentemente smaliziata, così decisa, così determinata, si fa poi coinvolgere in una storia sentimentale impossibile, nella quale sono più gli elementi di fantasia che lei si costruisce che i dati reali che possano giustificare la presenza di un rapporto, o quantomeno non è capace di comprendere che forse non ci sono gli estremi perché si possa costruire effettivamente un rapporto, e quindi tutto rimane storia romantica elaborata dalla sua fantasia. E poi ci sono due uomini, Ezi e Gadi, che sono, come diceva, seppure per ragioni diverse, soprattutto Gadi. Ecco, Gadi ricorda un po' quell'antieroe di cui ci parlava adesso Lizzi. È un antieroe perché la poliomielite gli ha bloccato una gamba e quindi gli renderà poi impossibile di poter entrare nell'esercito e quindi di poter fare il servizio militare, quindi di poter partecipare in un ruolo attivo a quelle guerre a cui quella generazione ha dovuto partecipare. È una figura che parte a un certo punto per gli Stati Uniti, spinto dalla madre, alla ricerca di nuove possibilità, di una sorta di rivincita che è la sua, ma al tempo stesso è anche quella della madre, rispetto a una realtà che non gli offre grandi prospettive, che fino a quel momento gli ha anche riservato molta sofferenza, la sofferenza di essere stato un bambino
che non soltanto ho dovuto subire i silenzi di una famiglia arrivata dall'Europa con questo carico drammatico, ma anche le umiliazioni che gli sono state inflitte banalmente dai suoi compagni. I bambini sanno essere molto crudeli nei confronti del, tra virgolette, diverso. Ha guardato la vita alla finestra fino a che a un certo punto un apparecchio arrivato da oltreoceano gli ha consentito di muovere i primi passi. La madre con grande tenacia gli ha insegnato a camminare e poi lo ha spinto appunto ad emigrare. Un'emigrazione che è stata la ricerca di una nuova possibilità di esistenza all'interno di una società molto dinamica come quella americana, che sembrava poter offrire delle possibilità, possibilità che poi in effetti si concretizzano, perché Gadi incontra una persona rifiutata dal proprio ambiente, una ragazza scappata dall'ambiente degli ultra, di una comunità ultraortodossa di Brooklyn, che costruisce con lui una nuova esistenza, anche lei alla ricerca di un'identità, no? E d'altra parte questo tema dell'identità, che è un tema che personalmente ritengo fondamentale. Forse noi nel nostro paese abbiamo perso moltissimo il senso della fondamentalità di questa domanda sulla nostra identità, che non è semplicemente banalmente coincidente con il fatto di essere nati in un determinato luogo. Non sempre c'è questa coincidenza tra il luogo della nascita e la propria autentica identità, quella che si sente come appartenenza. E poi c'è la terza vicenda, il terzo personaggio in questo libro, L'inizio di qualcosa di bello, che è Ezi. Ezi, che è emigrato anche lui, è stato spinto anche lui all'emigrazione da un amico di famiglia che ha svolto un ruolo molto importante nella sua infanzia. In qualche modo è stato un sostituto parlante di quei genitori che invece erano molto meno parlanti e molto meno in grado di svolgere un determinato ruolo. Questo personaggio lo ha aiutato a studiare il francese, poi lo ha avviato verso l'emigrazione in Francia. In Francia è diventato un docente della Sorbona, ma con un sogno molto preciso, una sorta di aglià al contrario. Il suo sogno è quello di ricostruire la Polonia distrutta dai nazisti. Quella Polonia, quel mondo che è stato scomparso, che è scomparso completamente per la Shoah. Corre dietro a questo sogno di una rinascita dell'ebraismo polacco, vorrebbe portare gli ebrei a fare un aliyah verso la Polonia, si imbarca in una sorta di missione nella quale lo segue Malinka Amalia, che, come dicevo prima, si immagina una relazione, una possibile relazione sentimentale che poi in realtà non si concretizzerà in nulla di preciso. Amalia si scontrerà con una presenza che mette in discussione, una presenza ingombrante, una presenza che pone tutta una serie di interrogativi, che è Ursula, la tedesca, anche lei in qualche modo in fuga da un lato e alla ricerca dall'altro, perché il movimento di ricerca, almeno in alcuni casi, è anche un movimento di fuga contemporaneamente. Come diceva prima Lizzy Doron, una ricerca che si sposta fuori da Israele. I tre personaggi ruotano in qualche modo gli uni intorno agli altri, o meglio, Ezi e Gadi ruotano intorno a questa figura di Amalia, che è veramente una figura molto particolare. Poi le loro storie prendono strade completamente diverse. Adesso non voglio raccontare le soluzioni, diciamo, o meglio, o per meglio dire, i sentieri che queste tre persone prendono.
non perché si tratti di un giallo ovviamente, ma perché non è mai il caso di raccontare tutto, lasciamo che chi leggerà questo libro vada un po' alla scoperta. Devo dire che c'è un certo momento all'interno di questo libro in cui la strada imboccata mi ha lasciato effettivamente anche un po' sorpresa. Ezi, diciamo, continua a vivere con questo suo sogno di far nascere il mondo di ieri che non c'è più. Gadi ritorna negli Stati Uniti, fa un po' avanti e indietro con Israele perché Amalia lo coinvolge in una storia anche quella impossibile, ma alla fine poi ritorna negli Stati Uniti, al suo ritorno lo raggiunge una notizia molto forte, ma in qualche modo mi sembra che capisca che la sua realtà è là, anche se il fatto di capire che là è il posto in cui dovrà continuare a vivere non significhi recidere completamente i rapporti con quella realtà dalla quale è arrivato. Forse l'unica, anzi senza il forse, direi che l'unica per la quale i rapporti, i legami si recidono completamente è proprio Amalia. In maniera, ripeto, a mio parere un po' inaspettata rispetto alla presentazione iniziale di questa figura femminile sulla quale mi piacerebbe sentire qualche parola da Lizzy Doron, perché è veramente una figura molto particolare, una figura che non si fa né apprezzare né amare, ma che al tempo stesso diciamo racchiude in sé, a mio parere, una carica di dolore enorme, un dolore al quale tenta di opporre un'ironia tagliente, pungente, ma che in realtà non riesce a cancellare da sé. Se poi ci sarà ancora il tempo, volevo leggere qualche breve passo relativo a questi tre personaggi, ma per il momento preferisco cedere la parola a Lizzy Doron, che ha veramente molte cose interessanti da dirci. So I totally agree with Paola, and I think that she really got the point, because I feel that it was really a turning point, even with my way of writing and dealing with Holocaust stories, first and second generation. I must admit that Amalia was my neighbor. She's a real figure. Chezi and Gadi as well were other two friends. Chezi was not really from my neighborhood, but he's a real person whom I met after I became a writer. But when we tried to match the history, so we grew up more or less in the same environment. And all of them gave me a perspective of my option to be different. Amalia was a very interesting figure in the neighborhood. First, she was beautiful. She was different, because we all had the feeling that we should be the good children for our parents, the good people for our country. We have a lot of must to do, if I may say. And Amalia, in a way, she chose to live her life. And she struggled with all the convention we had. And she was a person with no love. And she had to create herself as a person in a world that everybody want to be wanted. We wanted that people will hug us, will have empathy to our story. And I think that she was the opposite story. If we take the black and white options,
So if I belong to the black or the white side, she is in the other side. And that's what attracted me with her. And we were with a passion for life, for family, for having children. I don't know what were her passion. She was cynical, she was sarcastic. She understood the trauma is a trauma is a trauma. She understood that she lived in a crazy world. She wasn't loyal to anything, not even to her sister. Her sister was the perfect artist and the one we needed. But Amalia was a wild animal. And I think that we have to look at other options we could have in case of, but we couldn't allow ourselves even to try or even to be close to Amalia. So she find herself in another group of second generation of all the crazy mental case, if I may say, those who broke the system. To leave Israel was to be a traitor. Not to be married was also something which was not in the frame of the must or to-do list. And I think that I must say that, you know, writer is a writer. It's very nice to talk about books, but writer also tells something that belongs to him. And in order to be provocative, in order to be more activist, in order to rebel, and in order to have another perspective of my own country, I needed to go hand with Amalia, Chezi, and Gadi. And after that, I had the courage to change my total topics. They were my platform, or I used them. I used the people that were different from scratch, from my childhood, but still very near. But when I could go into their soul, passion, desires, alternative life, different choices, being able to break everything, they were my supporter to be the writer I am today. I'm not an Israeli writer anymore. Nobody published my books in Israel. I am a German writer right now. I write in Hebrew. I criticize the Israeli choices. I ask questions about people in general, about occupation, about powerful leaders. I'm dealing with, you know, in a way, it's the reason that brought the world to the Second World War, but it's also a question, where are we going to? And I think that, Paula, you made a wonderful choice. I think that you are the first moderator who focused on this book, because it's very hard to digest. This book got a lot of good critics, but no one could put us together, me as a writer and the book. It's like written by another writer. And that's very interesting. But even my publishers, they tried to skip this book. They said, okay, after writing three books, which is a kind of a trilogy, she also gave a voice to friends and neighbors. But what you did, I believe that you had a wonderful intuition to understand that this book is a very special book for me, because it was a bridge for me as well. And that's the reason I put those crazy people. They allow me to be crazy as well. Paola, sono completamente d'accordo con quello che hai detto. Penso che hai centrato il punto
cruciale di questo libro e di ciò che rappresenta per me. C'è stata effettivamente una svolta, un punto di svolta per me nel mio modo di scrivere, nel tipo di scrittrice che ero e che sono poi diventata. E partendo da quella che appunto ha affrontato e dato voce ai sopravvissuti della Shoah e alla seconda generazione di israeliani. E di Amalia come personaggio devo dire subito che è una persona che ho trovato nella vita vera. Era effettivamente una donna che viveva nello stesso quartiere dove abitavo io. E complessivamente tutti e tre i personaggi hanno molto in comune, anche se hanno fatto vite diverse, le circostanze esistenziali sono state diverse, però Hezi, per esempio, non era dello stesso mio quartiere, ma è una persona, anche questa, realmente esistente, che ho conosciuto dopo essere diventata scrittrice. Quindi l'ambiente, la temperie, per così dire, ce l'abbiamo in comune, è un po' la stessa fra me e questi miei tre personaggi. Nel loro complesso, questi tre personaggi messi insieme, diciamo, composti in questa trama, in questo romanzo, sono stati coloro che mi hanno fatto capire che per me esistevano anche opzioni diverse. Perché parlo di diversità? Beh, cominciamo da Amalia. Amalia viveva, come dicevo, nel mio quartiere ed era notevole perché innanzitutto era una donna molto bella, ma poi era molto diversa. Da noi ci si aspettava che facessimo i bravi bambini per far piacere ai nostri genitori, che facessimo i bravi cittadini per far piacere al nostro paese. Insomma, un dover essere che non finiva mai, una lista di obblighi, di doveri che non finiva mai. Amalia no, Amalia ha scelto di vivere la sua vita e si è battuta apertamente, a viso aperto, contro tutte le convenzioni sotto le quali, diciamo, vivevamo noi. Amalia è stata una persona senza un amore e una persona che ha dovuto cercare di creare se stessa in un mondo dove tutti volevano essere amati, abbracciati, volevano provare, sentire l'empatia, l'apprezzamento degli altri. Insomma, uguali e diversi. Il tema qui è proprio la diversità. Se dovessimo ridurre tutto al bianco e nero, togliendo di mezzo la scala dei grigi, beh, io potrei essere quella bianca, ma allora se così fosse Amalia sarebbe quella nera. Proprio due tipi opposti, ma forse questo è il motivo per cui questo personaggio mi ha attratto tanto. Noi, quando parlo di noi, parlo delle coetanee, dei coetanei che vivevano con noi nello stesso quartiere e noi eravamo convenzionali, non pensavamo altro che ad andare avanti nella vita, a farci una famiglia, ad avere dei figli. E lei no, lei è una che è andata, innanzitutto aveva questo sarcasmo, quasi sfiorava il cinismo, un trauma dentro, come giustamente osservavi te, enorme che si portava dentro. Era una che aveva però capito bene quanto fosse pazzesco il nostro mondo, che non provava lealtà, fedeltà, deferenza verso nulla e nessuno, neanche, anzi soprattutto non a sua sorella, che invece era molto perfettina, diciamo il tipo bianca. Amalia, per dirla con una frase sola, è una specie di animale selvatico. E Amalia è proprio uno di questi personaggi che mi hanno consentito, come dicevo prima, di prendere in esame anche le opzioni diverse, le altre scelte, quelle che noi non ci siamo mai consentiti, noi del quartiere. E Amalia invece sì. Per cui che cosa è successo a lei? È successo che si è ritrovata alla fine nel gruppo dei, diciamo, diversi, ma diversi di brutto, cioè nel gruppo dei matti o di quelli considerati matti. Uno che vuole vivere fuori da Israele era visto come un traditore, una donna che non si sposava, quindi non faceva figli. Insomma, una contraddizione aperta e puntuale di tutto quell'elenco di cose da fare e da essere, che invece
come dire, ci era stato imposto. Ho dovuto scrivere questi personaggi per provare a essere io stessa ribelle, per tentare di, come dire, praticare il terreno della provocazione per acquisire e rappresentare un punto di vista diverso sul mio paese. Per fare tutte queste cose ho avuto bisogno di andare mano nella mano con Amalia, con Hezi e con Gadi. Soltanto allora, quando cioè ho utilizzato persone da me realmente conosciute, a me vicine, anche se molto diverse, nell'infanzia, solo allora che ho trovato questi personaggi e li ho scritti, ho cambiato finalmente il mio modo di vedere il paese, il mio modo di vedere me stessa come scrittrice e il mio modo di scrivere. Ho visto che c'erano scelte alternative, perché queste sono persone che in fondo sfasciano tutto. Ed ecco che sono diventata un'altra scrittrice, una scrittrice diversa da quella che ero, tanto diversa che io non sono più pubblicata in ebraico. Io sono diventata una scrittrice tedesca, perché nessuno mi pubblica più. Probabilmente perché ho criticato le scelte o certe scelte di Israele, perché metto in discussione, le persone in generale, l'occupazione dei territori, certi leader al potere. E quindi direi, Paola, che mi levo il tanto di cappello davanti a te. Sei la prima moderatrice, la prima intervistatrice che abbia scelto di concentrarsi su questo libro, l'inizio di qualcosa di bello, che, badate, ha ricevuto un sacco di recensioni positive, però da quelle recensioni sembrava che fosse scritto da qualcun altro. Nessuno in qualche maniera metteva in rapporto me come scrittrice, l'autrice che ero stata fino a quel momento, con questo libro, come se fosse firmato da qualcun altro. Addirittura il mio editore ha fatto un risguardo di copertina dicendo che dopo la sua trilogia Lizzie Doron ha deciso di dar voce ad amici, a conoscenti vicini del suo quartiere. Dunque, la tua intuizione è corretta e questo è veramente un libro molto speciale per me, nel momento di pensarlo, nel momento di scrivere questi miei personaggi un po' matti, mi sono resa conto che grazie a loro mi potevo permettere di essere anch'io un po' matta. Can I say something which is a coincidence almost unbelievable? I sit with a silent mobile near to my keyboard, and I'm of course with you in the Zoom. And when you were translating, someone was nagging and calling without stopping, and it was Amalia. No. Once I hesitate if to just take the call, because once in a year she calls to say Shana Tova. And this is the day. And she chose the hour. It always after Yom Kippur and before Sukkot. She has a habit. She is a bit obsessed and a bit paranoid now, and she's 72, I think. But we still have this contact once a year. She must call and say Shana Tova, say a few words about our childhood, and that was the moment. Allora, come per una bizzarra coincidenza, ci dice Lizzie Doron, che sembra quasi incredibile, mentre l'interprete traduceva e Lizzie ci seguiva sullo schermo, sulla piattaforma Zoom che stiamo utilizzando, avendo silenziato il suo cellulare, si rende conto, guardando lo schermo del cellulare, che c'è qualcuno che sta cercando insistentemente di raggiungerla al telefono e che non se la smette mai di chiamare, anche se lei l'ha silenziato. E chi è? È Amalia. Tanto che Lizzie si è chiesta se per caso non dovesse interrompere l'intervista e rispondere, perché ormai fra lei ed Amalia esiste questa consuetudine che una volta all'anno, cioè il contatto non si è mai interrotto, anche se il tempo è passato, una volta all'anno si sentono e Amalia
chiama e sa che deve chiamare dopo il giorno di Kippur, ma prima dell'inizio delle festività di Sukkot, per augurare Shana Tova, buon anno nuovo, a Lizzie. E guardate come ha saputo scegliere l'ora, l'ora in cui stiamo facendo questa conversazione. Sì, Amalia, certo, insomma, ha 72 anni, forse è parecchio ossessiva, forse, dice Lizzie, anche un po' paranoica. Ma insomma, intanto, mantiene contatti. Ogni volta arriva questa telefonata puntualmente dopo Kippur, prima di Sukkot, e c'è uno scambio di auguri, uno scambio di brevi commenti sulla loro infanzia, e poi si salutano. È successo proprio oggi, guarda un po'. E allora forse possiamo concludere. Sarebbe interessantissimo continuare questa conversazione con Lizzie Doron, ma purtroppo ci sono dei tempi che dobbiamo rispettare. E allora forse a questo punto, visto che c'è stata anche questa telefonata, forse è proprio veramente il caso di leggere un frammento, il frammento conclusivo della storia di Amalia. Devo dire che anche dal punto di vista proprio stilistico della lingua, anche se io ho letto il testo in traduzione, la scrittura di Lizzie Doron è una scrittura molto forte e anche molto bella, devo dire resa anche molto bene dalla traduzione in italiano. Vi leggo questo breve frammento dalla pagina finale relativa alla storia di Amalia. Scusami un istante, Paola, sì. Traduco perché dopo la esatto, lettura, sì, certo. Penso che se veramente il tempo è finito vi salutate, la lettura è per i lettori italiani. Sì, per chi ci ascolta. Intanto, esatto. Intanto puoi dire con cortesia da sì. Dove è tratto, che pagina è nell'edizione? Allora, italiana? L'inizio di Qualcosa di Bello è a pagina 96, la pagina finale della storia di Amalia. Leggo questo breve passo che ovviamente non verrà tradotto a Lizzie, non è il caso, poi ci saluteremo, ci riserviamo ancora qualche istante per i saluti finali. Okay. Fissa i pochi oggetti di cristallo rimasti nella vetrina, che risplendono alla luce della luna. Guardo i frammenti di marmo e penso che Michaela sarà contenta dell'eredità che le lascio. Malinka, avanti, la voce di papà è più chiara e vicina che mai. Mi sento felice. Arrivo, gli prometto. Presto ci incontreremo e so che questa volta manterrò la promessa. La fetta di limone galleggia nella tazza e poi affonda, affiora e affonda di nuovo. Lo zucchero precipita sul fondo e finalmente si scioglie. Leggerei molto volentieri anche altri passaggi che sono molto belli, ma ripeto, abbiamo dei tempi da rispettare. Ringrazio Lizzie Doron innanzitutto per essere stata con noi, spero anche di avere l'occasione non soltanto di leggerla, ma di incontrarla un'altra volta, magari perché no, di persona o in Italia o in Germania o in qualche parte del mondo. Ringrazio te Marina, astrologo, per la traduzione e ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questo incontro che è sicuramente stato molto interessante e che speriamo appunto possa in futuro avere un seguito. Todaraba Lizzie. Shana Tova, Shana Tova lekulanu, will the feast Shana Tova, Shana Tova, great pleasure. Arrivederci. Ciao Lizzie, ciao, arrivederci Paola, arrivederci Marina, grazie a tutti quanti voi. Un piacere.